A CEO Talk con noi Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, grazie di essere con noi, benvenuto. Buon pomeriggio Cabrini, buon pomeriggio a tutti gli Renato ascoltatori. Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, è stato anche amministratore delegato di Ferrovie dello Stato ai vertici di grandi società italiane dei trasporti, ma è anche professore al Politecnico di Milano di mobilità, infrastrutture e servizi. Autore peraltro di un libro che si chiama Inversione AD, eccolo qui, è uscito da 2 mesi, Inversione AD, comportamenti individuali e sviluppo tecnologico per la mobilità sostenibile. Parleremo di tante cose, compreso ovviamente come sta andando A2A, che ha presentato i risultati dei primi 9 mesi da pochi giorni. Però la partenza obbligata è Glasgow, la partenza obbligata è COP26, perché il mondo si è interrogato, hanno negoziato, litigato, sono divisi per 2 settimane attorno a un accordo che ha deluso molti, anche se il presidente Sharma ha detto: abbiamo tenuto acceso il sogno di restare sotto il grado e mezzo di riscaldamento del pianeta nei prossimi anni. Qual è la sua pagella di questa COP26? È andata, ha raggiunto le sue speranze oppure no? Allora, diciamo che questa domanda credo che stia generando un bel po' di imbarazzo in molti interlocutori, perché è difficile fare una valutazione. Forse darei una risposta più di cammino. Io ho partecipato personalmente a COP25, perché poi, come dire, forse è giusto anche che gli ascoltatori sappiano che ogni anno c'è Certo, la COP, prossima no? è in Egitto, la COP27. Esattamente. L'anno scorso COP25 era stata a Madrid, doveva essere a Santiago del Cile, poi con le insurrezioni che c'erano state era stata spostata a Madrid. E in quel periodo ho presentato insieme a un gruppo di studiosi, appunto con il Politecnico, con Jeffrey Sachs, con la struttura anche della Fondazione Enrico Mattei, uno studio che prevedeva la decarbonizzazione al 2050 nei 4 settori chiave, quindi produzione di energia, la mobilità, il tema degli edifici e l'industria. Devo dire che era stata presa con gigantesco scetticismo. Eravamo solo nel 2019 e l'idea di una decarbonizzazione al 2050 nella comunità e nel dibattito era molto, molto indietro rispetto ad oggi. Quindi quello che posso dire è che sicuramente COP26 si è aperto con un livello di consapevolezza molto maggiore rispetto all'emergenza che abbiamo di fronte. Nessuno ha messo in discussione il tema del grado e mezzo di incremento di temperatura, però certamente se dobbiamo valutarla sulla base dei target vincolanti che ci siamo dati, a partire da quello più critico di tutti, cioè la fine dell'uso del carbone, un po' di delusione c'è evidentemente. Quindi potrei dire che se devo dare una pagella, potrei dire che c'è stato un fortissimo miglioramento, un'accelerazione molto importante anche semplicemente da COP25, però siamo, come dire, siamo su una sufficienza, un 18 con lode, ecco, Boris Johnson, il giorno dopo effettivamente. la chiusura, il premier inglese, ha detto: è stato comunque un accordo storico perché il carbone è condannato a morte. In realtà, a leggere il comunicato, questo phase down, cioè riduciamo l'impiego del carbone anziché phase out, che sono parole ma No, è hanno molto un peso importante. significativo. È molto importante. Diciamo che evidentemente si è voluto comunque arrivare a un accordo all'unanimità. Il fatto che ci sono stati 197 paesi che hanno firmato ovviamente ha la sua importanza. Capiamo anche che ci sono delle differenze di posizione tra i paesi molto rilevanti, punti di partenza diversi, situazioni sociali diverse. Uno degli insegnamenti di questa COP è che chiaramente per raggiungere l'obiettivo net zero nel 2050 bisogna avere una gigantesca attenzione ai paesi emergenti, alle classi più povere, e bisogna trovare il sistema di compensare, come dire, i rischi sociali che questa transizione ovviamente, come dire, si porta dietro. Ecco, questo risultato è stato probabilmente condizionato anche da quello che in una copertina di 2 settimane fa l'Economist diceva è il primo shock energetico dagli anni 70, perché dall'inizio dell'anno i prezzi dell'energia sono saliti moltissimo, il gas di quasi 6 volte, il petrolio vola verso i $100 al barile. Questo ha fatto scattare l'allarme, il caro energia in bolletta ha provocato già delle reazioni. Teme, pensa, visto anche da un operatore di mercato molto consapevole, che si stiano riaprendo i cantieri di tanti progetti di energia fossile che sembravano archiviati, cioè nuovamente trivellazioni, nuovamente anche impianti a carbone, perché il mondo ha fame di energia e quindi in questo momento si è aperto un gap, cioè una distanza tra la richiesta, la domanda di energia e la capacità del sistema, complici anche forse investimenti limitati negli ultimi anni.
Dunque, intanto non sono d'accordo sul fatto che è il primo shock energetico dagli anni 70, perché purtroppo di shock energetici ne abbiamo avuti tantissimi dagli anni 70, la dipendenza dai fossili, dai carburanti fossili è evidentemente anche una delle ragioni di questi shock, molto chiaramente. C'è stata sicuramente una situazione molto particolare, in particolare ad agosto e settembre, perché c'è stato un incremento della domanda molto forte, che collegato ovviamente all'uscita dalla pandemia e alla ripresa economica, che forse era stata sottovalutata nelle previsioni di consumo energetico, quindi anche per esempio sul tema degli stoccaggi gas e quant'altro. Questo ha creato un po' di tempesta perfetta che ha generato un incremento dei prezzi che nella mia valutazione rientrerà, diciamo, durante il prossimo inverno, speriamo prima possibile, sicuramente al termine della cosiddetta stagione termica, quindi diciamo in primavera. È sicuramente vero che in questo momento ci sono delle navi di carbone che stanno viaggiando dall'Australia verso la Cina, questi sono dati noti. Credo che la soluzione del problema però debba venire tramite un'accelerazione straordinaria delle rinnovabili, soprattutto devo dire nel nostro paese. Il nostro è un paese che non ha mai avuto autonomia energetica, non avevamo il carbone, non avevamo il petrolio e non avevamo il gas, quindi abbiamo sempre avuto la dipendenza dagli altri, anche in termini di prezzi, siamo sempre stati poco competitivi perché non avevamo giacimenti. Abbiamo sempre comprato l'energia da fuori. Per la prima volta nella storia ci troviamo con le rinnovabili ad avere più acqua grazie alle nostre montagne, più sole grazie alla collocazione geografica, e anche discreto vento, visto che in tutta la parte del sud delle isole il vento è molto ben presente, e quindi abbiamo l'opportunità di avere un mix energetico rinnovabile prodotto da noi, autoprodotto, quindi in dipendenza energetica e a costo più basso rispetto per esempio agli altri nostri paesi europei, perché banalmente se un pannello solare lo installi in Sicilia, se lo installi in Olanda, il pannello costa uguale, ma la sua capacità di produzione è completamente diversa. Quindi io credo che noi dobbiamo assolutamente accelerare su questo e che la stabilizzazione, la riduzione dei prezzi in tutto il mondo nei prossimi anni passerà tramite... Lei l'ha definito un colpo di coda del vecchio mondo, quello che abbiamo assistito attorno all'estate o anche in settembre-ottobre, in che senso? Beh, nel senso che, voglio dire, l'Europa ha assunto questa posizione coraggiosa prima di COP, di dichiarare l'obiettivo Fit to 55 e quindi di spostare il target che avevamo al 40% rinnovabile al 55%. E così si è presentata come leader di un mondo decarbonizzato. Dopodiché, adesso io sono da buon ingegnere, sono proprio l'ultima persona col mindset complottista, però ci siamo trovati di colpo con le manutenzioni dei gasdotti dalla Norvegia, quelli della Libia, il problema dei rapporti tra la Russia e la Germania sul Nord Stream 2, problemi dall'Azerbaigian, tutti problemi contemporaneamente e ci quadruplica il prezzo del gas. Diciamo che la sensazione che sia stato un colpo di coda dei vecchi produttori di combustibili fossili versus una prospettiva di accelerazione sulle rinnovabili un po' ti viene. A proposito di rinnovabili, allora lei ha segnalato prima che bisogna puntare su un grande rilancio e quindi sostenere ulteriormente le rinnovabili. In concreto ha fatto riferimento al nostro paese. Dove siamo e dove possiamo arrivare? E anche concretamente, anche voi come A2A, su cosa puntate oggi? Beh, allora siamo messi abbastanza bene perché anche il meccanismo di incentivi degli ultimi 10 anni ha generato una capacità rinnovabile da noi abbastanza importante, cioè siamo intorno al 40% di energia elettrica rinnovabile. Dobbiamo, per arrivare all'obiettivo che ci siamo dati, dobbiamo riuscire a installare 60 gigawatt di nuova potenza, che vuol dire, per chi ci ascolta, 60 miliardi di investimenti e soprattutto vuol dire aumentare per 7-8 volte la velocità di installazione che abbiamo avuto negli ultimi anni, perché c'è stata una fase in cui abbiamo installato molto e poi negli ultimi anni abbiamo molto rallentato. Dobbiamo riaccelerare, abbiamo già dimostrato in passato che si può fare e dobbiamo farlo.
Il Premier Draghi, anche all'Assemblea di Confindustria Nazionale, ha annunciato decreti semplificazione che renderanno certi i tempi, come dire, degli iter autorizzativi per la realizzazione degli impianti rinnovabili. Questo è quello che serve, perché le risorse economiche ci sono, i modelli di business funzionano, la produzione di energia rinnovabile si è dimostrata già oggi più economica della produzione a gas, occorre riuscire a sbloccare gli iter autorizzativi per la realizzazione. Però lì siamo. E ci sono ancora alcuni problemi da risolvere, un'energia intermittente ad esempio, c'è il problema dello stoccaggio di questa energia. Pensa che la tecnologia ci aiuterà da questo punto di vista? Stiamo facendo un'equazione senza valutare all'interno delle operazioni il fatto che ci sarà un avanzamento anche delle tecnologie? Ovviamente voglio dire, tutte le volte che si guarda al futuro e si sviluppa il futuro, non si conoscono al 100% tutte le variabili, non è difficile immaginare oggi quali saranno esattamente tutte le tecnologie, per esempio quindi quali tipi di stoccaggi chimici e batterie ci saranno per i prossimi 30 anni. Però la storia dell'essere umano ci insegna che quando prendi una direzione poi si sviluppa ricerca per avanzare in quella direzione e questo ti aiuta. Quindi oggi le fonti sono sicuramente intermittenti, anche se c'è un buon overlap tra il solare, consumo e generazione, anche perché poi abbiamo il solare che agisce in certe ore della giornata, ovviamente quelle notti a tutti, l'eolico che è un po' in controcanto, nel senso che invece normalmente funziona nelle prime ore della mattina, alle ore del pomeriggio, a volte di notte, quindi è, e l'idroelettrico che da noi è estremamente importante, fa il 20% della produzione elettrica nazionale, che lo accendi e lo spegni quando serve, quindi lavora per quando queste due fonti non lavorano. Quindi l'intermittenza è un problema, gli stoccaggi vanno fatti, le batterie sono sicuramente il grande collo di bottiglia di tutta la transizione energetica, perché si avvieranno dappertutto per stabilizzare la produzione di energia, per la mobilità, per gli edifici, per tutto. E ci aspettiamo che proprio sulle batterie ci saranno le novità più importanti dei prossimi anni, a partire da una riduzione di costo. Le batterie 10 anni fa, nel 2010, costavano 1000 euro al kilowattora, oggi costano 150 euro al kilowattora e ci aspettiamo che nei prossimi anni possano scendere a 50. A proposito di batterie, Mazzoncini, da professore lei ha scritto questo libro che è dedicato al tema della mobilità, che segna il Politecnico, certo. E la mobilità al centro di questa rivoluzione, l'elettrificazione, è un passaggio storico, perché per arrivare al modello che è durato più di un secolo del motore a combustione, insomma, ha fatto parte della nostra storia. Oggi in pochi anni dobbiamo cambiare completamente. L'Unione Europea ha indicato un obiettivo 2035, ultimo motore a scoppio prodotto e venduto, e poi soltanto motori elettrici o vedremo se di altra natura. Ma è davvero, può essere sostenibile la mobilità elettrica? Perché alcuni mettono in dubbio il fatto che nel suo ciclo di vita complessivo l'auto elettrica abbia un impatto inferiore a quello dell'auto a combustione tradizionale. Sono dati che sono facilmente smontabili. Intanto dal punto di vista tecnologico l'auto elettrica non è certamente una novità, basta andarsi a vedere la rete di infrastrutture di ricarica che c'era a Chicago nel 1905. Abbiamo appena fatto una trasmissione che mi ha raccontato che auto elettrica e auto a combustione sono nate nello stesso anno, sono andate avanti per alcuni anni finché la manovella non è stata sostituita dall'accensione elettrica e poi l'auto a combustione è decollata. È decollata perché? Perché un litro di carburante, di benzina o di gasolio è l'equivalente di 10 kWh. Quindi quando qualcuno di voi sente un'automobile, non so, una nostra utilitaria, la Fiat 500 nuova, la Renault Zoe o una Tesla che ha 50 o 100 kWh, vuol dire che ha a bordo l'equivalente di energia di 5 litri di carburante o di 10 litri di carburante. Quindi questo dà l'idea di quanta energia ci sta in un litro di carburante. Questo spiega anche per quale ragione in 30 anni, 40 anni siamo riusciti a mettere così tanta CO2 nel pianeta, perché abbiamo smobilitato da sotto la Terra una quantità incredibile di energia e di CO2 che era stata accumulata in centinaia di milioni d'anni, e per questo che era così densa e così energica. Però allora, la tecnologia della mobilità elettrica non è certamente una novità, il motore elettrico e le auto elettriche c'erano più di 100 anni fa. Quello che è stato un problema è stato lo sviluppo dell'autonomia delle batterie, quindi l'auto elettrica di sicuro in termini di ciclo di vita, visto che il componente del motore elettrico è assai più semplice del motore termico, penso sia indiscutibile sul fatto che il suo costo di produzione, il suo impatto complessivo sia inferiore. Il tema delle batterie è legato esclusivamente al tema del riciclo delle batterie. Sono riciclabili o non sono riciclabili le batterie? Questa è la domanda di fondo, no? Quindi i detrattori auto elettriche dicono inquineremo il pianeta riempiendolo di batterie.
In realtà la cosa interessante da raccontare agli ascoltatori è che quando nel 2012 la Tesla fece le prime 50.000 automobili, Model S, quindi 50.000 è niente, considerate che in Italia si vendono 1,5 milioni di auto all'anno, 15 milioni in Europa e 80 milioni nel mondo, quindi 50.000 stiamo parlando di un numero omeopatico, consumò il 10% della produzione mondiale di batterie, 10%, e già in quel periodo tutti avevamo il telefonino con la batteria al litio. No? Quindi quando annunciarono con il progetto della Model 3 per fare 500.000 auto, che comunque è un terzo delle auto vendute solo in Italia, quindi è ancora un numero piccolissimo, avrebbero avuto bisogno del 100% della produzione mondiale di batterie e quindi si fecero la loro Gigafactory. Questo lo dico per dire che i numeri sono impressionanti. Se vogliamo elettrificare tutto il comparto della mobilità, abbiamo bisogno di 3 gigafactory in Italia, 30 in Europa, 160 nel mondo. Quindi la domanda è: abbiamo abbastanza materie prime e in Italia avremo materie prime? Allora, in Italia non abbiamo cobalto, non abbiamo nickel, non abbiamo litio, non abbiamo niente. Però l'Italia è un paese straordinariamente circolare. Noi siamo riusciti a diventare l'11° produttore al mondo d'acciaio, avendo lo 0,002% delle risorse ferrose del pianeta, cioè niente. Basta andare in una delle nostre acciaierie in Lombardia per trovare... Siamo un paese di trasformatori. Siamo un paese di trasformatori, sulla carta, cioè ci sono cumuli di rottami o di carta riciclata che viene utilizzata. Quindi noi dobbiamo fare la stessa operazione con le batterie. Ci sono già un paio di aziende in Germania che hanno dimostrato che si può riciclare il 100% delle batterie. La comunità europea si è data come target il 95% di riciclo del cobalto e del nickel, che sono le due terre più rare, e 80% del litio. Questo è quello che dobbiamo fare. Quindi una delle cose che stiamo facendo in A2A, per esempio, è incominciare a studiare dal punto di vista proprio meccanico, elettromeccanico e chimico come fare a riciclare integralmente una batteria. Noi abbiamo bisogno che quando una batteria arriverà in Italia tramite un'automobile, sarà probabilmente una batteria cinese, noi passato il confine gli togliamo il passaporto a questa batteria. Questa qui si fa un giro sull'automotive, un giro sullo storage, probabilmente per gli edifici, e poi la mandiamo nella filiera del riciclo, recuperando noi le materie prime che diventeranno le nostre miniere di cobalto, di nickel e di litio. Io sono convinto che questo si possa fare. Al 2050 si stima che l'80% delle materie prime per le batterie debbano arrivare dal riciclo, quindi insomma. E questa è un'altra opportunità per il nostro paese, se la coglieremo. Soprattutto un'opportunità per guardare a questa transizione non solo come una minaccia all'industria, ad esempio sull'automotive l'Italia ha una fortissima filiera nella componentistica a nord ma anche a sud del paese, integrata con i grandi brand tedeschi ad esempio, che in questo momento si sente un po' presa in contropiede da questa rivoluzione e c'è grande timore, ne ha parlato il ministro Cingolani, ne ha parlato lo stesso Draghi, che ha detto dobbiamo avere obiettivi ambiziosi in termini di cambiamento climatico ma dare il tempo all'industria di adeguarsi. Lei la vede così o vede più opportunità anche, ma in quale lasso di tempo? No, allora i rischi sono evidenti, nel senso che è chiaro che sparisce il motore termico, c'è un'intera filiera italiana che si occupa di componentistica per il motore termico, questa si deve riconvertire. Io ricordo un incontro fatto 12-13 anni fa con la ZF, che come probabilmente sanno alcuni è forse il primo produttore al mondo di cambi, e 12 anni fa mi dicevano: sai ingegnere, noi abbiamo il problema che noi stiamo facendo un prodotto che non esisterà più, perché con la trazione elettrica il cambio sparisce, quindi noi dobbiamo pensare a una riconversione completa, e in effetti su questo hanno poi lavorato. Quindi è chiaro che bisogna fare una riconversione e quindi bisogna per prima cosa sapere prima possibile quale sarà la traiettoria. Devo dire che negli ultimi anni è stato difficile capire qual è la traiettoria, perché non si capiva i car maker, i principali gruppi europei dove volevano andare. Adesso hanno tutti annunciato mega investimenti sull'elettrico, quindi anche parlando con la filiera dell'automotive è chiaro, voglio dire, che si andrà lì. A questo punto bisogna fare la ricognizione, cosa rimane e cosa va via. Il faro rimane, il pianale potrebbe avere delle opportunità, certamente il motore termico se ne va. Tutta la parte delle batterie possono costituire invece un'interessantissima opportunità sia nella filiera del riciclo sia nella produzione, e bisogna cercare di capire quali sono le compensazioni. Però io condivido la preoccupazione degli industriali, è sicuramente vero che se non ci si muove si rischia di lasciare a casa anche un bel po' di persone. È sufficiente il periodo da qui al 2035, visto che l'Europa ha accennato, cioè ha annunciato che nel 2035 le auto dovranno essere tutte a CO2 zero? Sono 14 anni,
Secondo me sì, soprattutto perché mi sembra che i comportamenti dei consumatori stanno andando lì. Abbiamo avuto a settembre, agosto settembre, il 13% di automobili vendute in Italia elettriche. In settembre l'auto più venduta in Europa in assoluto è stata la Model 3 della Tesla. Mi pare un segnale molto chiaro anche da parte dei consumatori. Mazzoncini, lei già a settembre ci aveva in qualche modo anticipato, beh, per A2A potrebbe essere un anno record. I primi 9 mesi stanno confermando questo andamento perché avete fatto ricavi a 6 miliardi e 456 milioni, un incremento del 34% rispetto allo stesso periodo del 2020, con un utile netto a 394 milioni, che è in crescita dell'81%. Dove arriverete a fine anno, Mazzoncini? Ma a fine anno abbiamo dato una guidance, come si dice in termini tecnici, diciamo arriveremo a un margine operativo lordo sicuramente superiore al 1,3 miliardi, sicuramente gli utili saranno record. Quello che mi sembra però importante dire ai nostri ascoltatori è che questi utili non arrivano dal caro bollette, perché poi c'è il rischio di mettere insieme facilmente questa equazione, soprattutto perché nel momento in cui è la generazione a gas, noi siamo i primi produttori in Italia a generazione a gas ad alta efficienza, siamo i secondi sull'idroelettrico e terzi sul solare. Quindi per noi è passante, non so come dire, aumenta il costo del gas, la nostra marginalità è sempre la stessa, perché compriamo il gas, produciamo energia, la vendiamo e quindi quello che sta succedendo è che in A2A effettivamente sta andando tutto molto bene e soprattutto ci sono tutta una serie di settori. Noi ora abbiamo parlato molto di energia, ma A2A, oltre ad essere il secondo player nazionale sulla produzione di energia, si occupa anche di distribuzione di energia e si occupa anche di tutto il tema dell'economia circolare su tutta la gestione dei rifiuti tramite una nostra controllata che è A2A Ambiente. E devo dire che i comparti stanno andando tutti bene, compresa l'acqua, compreso tutta la parte certamente di mobilità elettrica, illuminazione pubblica, insomma. E quindi sì, arriveremo soprattutto, questo forse è il messaggio più importante che mi piace dare, a un livello di investimenti quest'anno in nuove infrastrutture di 1 miliardo, cioè una cifra che è quasi doppia dei massimi investimenti che erano stati fatti nella storia di A2A. E questo è molto importante perché la transizione ecologica di cui stiamo parlando tutti passa tramite la realizzazione di nuove infrastrutture. La transizione ecologica richiederà nuove infrastrutture, tra l'altro in un paese che tendenzialmente, voglio dire, è un po' allergico alle infrastrutture, no? È in ritardo sulle infrastrutture. Sì, vale sia per la mobilità che citavamo prima, sia per quanto riguarda l'energia nel suo complesso. Siamo un paese un po' strano, me lo lasci dire, Cabrini, nel senso che siamo un paese che è un po' allergico alle infrastrutture, sia che fai un binario, sia che fai un'autostrada, sia che fai una paleolica, sia che fai una centrale a gas. Voi avete qualcosa in questo momento in sospeso, perché il ministro Cingolani ricorda quanto del suo tempo dedichi a sbloccare, ad esempio, le autorizzazioni abbiamo, per adesso, per esempio, abbiamo avuto, appunto, grazie al lavoro del MITE, con cui c'è una collaborazione molto buona, sono state sbloccate le valutazioni di impatto ambientali per la conversione della centrale a Monfalcone, che è una centrale a carbone, che verrà riconvertita in una centrale a gas ad alta efficienza, e quella di San Filippo del Mela a Milazzo, in Sicilia, che è una centrale a olio combustibile. Quindi entrambi tecnologie che vogliamo abbandonare prima possibile, però per come è fatto il nostro sistema e appunto la transizione richiede che ancora per i prossimi decenni, diciamo fino al 2040-2050, il gas costituirà ancora una componente necessaria per la sicurezza del paese. Quindi certo la collaborazione tra le aziende e il governo, in particolare il nuovo Ministero della Transizione Ecologica, che fortunatamente è stato messo in piedi proprio per semplificare, quindi accorpare le competenze dello sviluppo economico sull'energia e dell'ambiente, è molto importante. Mazzoncini, dobbiamo chiudere, però l'ultima domanda gliela faccio su quello di cui il mercato si interroga di più attorno a voi. Una delle novità più recenti è l'alleanza con Ardian, che è un grande gruppo di private equity francese che lavora moltissimo anche nel mondo delle infrastrutture. A che punto siete e che vantaggi porterà anche ad A2A, quindi ai suoi azionisti, questa alleanza? A noi, primo, ho detto che siamo il primo operatore sul gas, il secondo sull'idroelettrico, il terzo sul solare. Non ho parlato dell'eolico perché non avevamo ancora sviluppato eolico. L'accordo con Ardian ha il vantaggio che ci fa diventare immediatamente un player importante all'eolico, perché Ardian ha sviluppato in Italia una serie di portafogli eolici molto importanti, e l'accordo prevede sostanzialmente di unire le forze
tra noi e la parte italiana di Ardian e costituire una NewCo, una nuova società che sarà più forte sulla parte di energie rinnovabili. Quindi il focus, diciamo, di questa alleanza è tutto sulla parte di energie rinnovabili. Stiamo lavorando per chiudere il grosso degli accordi entro la fine dell'anno e rendere operativa la società nel primo semestre dell'anno prossimo. Quindi è un'operazione molto importante. Ovviamente A2A è un'azienda estremamente importante sulla generazione, Ardian è il più grande fondo di private equity europeo, quindi l'alleanza è straordinariamente importante. E quindi già un orizzonte per il 2022 importante per A2A. Grazie ancora a Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, ma anche autore di Inversione AE, comportamenti individuali e sviluppo tecnologico per la mobilità sostenibile. Buon lavoro e a presto. Grazie. Grazie. Allora, una rapida interruzione, noi ci vediamo tra qualche istante.